Raga, siamo quasi 10.000! Grazie a tutti, raga! Sarebbe stato impossibile senza di voi. Grazie a tutti, raga, siete dei grandi. Ok, raga, bella a tutti. In questo video andremo a vedere tutto quello che cercherà di sbranarci, morderci, rapire, sparare. Cioè, io capivo che gli abbiamo fatto di male, perché ci vogliono tutti uccidere. Comunque adesso andremo a analizzare nel dettaglio ogni mostro di Fallout 76. Cominciando dallo Scorch Beast, come cacchio si chiama. Spero gli cambino nome con la traduzione, perché sennò sarà un casino. Insomma, sto pipistrellozzo gigante. Creatura gigante, simile ai pipistrelli. Possono volare e vivere sottoterra. Possono attaccare usando il loro artiglio oppure impiegando un raggio coattissimo in ultrasuoni. No, aspetta, è un raggio ultrasuoni, quindi è un'onda coattissima. Un'onda sonica che può distruggere addirittura, pensate, un generatore con un colpo solo. È estremamente aggressivo. Sta girando la voce che le ricerche che ruotano attorno alle armi nucleari servirebbero proprio per distruggere i nidi di queste bestie, oltre a poterle lanciare su un altro giocatore. In teoria serviranno prevalentemente per distruggere questi enormi nidi di pipistrelli. Oppure che tempo dopo l'esplosione si crei lì un nido di pipistrelli. Comunque in qualche modo sono collegati. Per lo Scorch Beast non sappiamo se esiste una versione luminescente. Per adesso ancora non si è mai vista. E passiamo allo Snallygaster, mostro ispirato al folklore del West Virginia. E quindi avrà un video dedicato come tutti gli altri, infatti vi consiglio, se non l'avete visto, di andare a vedere il video del Mothman. E arriveranno i creepypasta su tutti i mostri. Per adesso lo analizzo brevemente dicendovi che è una creatura rettile che cammina su due zampe e possono usare la loro lingua per i combattimenti ravvicinati. Uno Scorch Beast luminescente è stato avvistato nel trailer Atomics for Peace, che ci mostrava l'utilizzo delle testate nucleari. Dopo c'è sta il Mega Bradipone. Bradipo gigantesco, coperto di peli in decomposizione, a volte anche funghi. Possono usare i loro artigli giganti come armi. Tecnicamente sono come Deathclaw. Cresce un tipo di fungo radioattivo sulla sua schiena e lo possono usare per spruzzare un gas velenoso e danneggiare le loro prede. Possono lanciare sassi contro i giocatori come i Deathclaw. Per adesso si conosce solo la variante lento e malato. Ancora non se n'è visto nessuno luminescente. Passiamo al mostro di Grafton, anche lui una creatura ispirata al folklore del West Virginia. Per adesso sappiamo che è una bestia gigante di origine sconosciuta, fatta di pelle spessa e pallida. Apparentemente è goffo, ma molto forte. Una delle sue braccia è significativamente più grande dell'altra. Sembra essere sprovvisto di testa. Oltre questo non si sa nient'altro. Non si sa neanche se ne esiste una versione luminescente. E il Mothman, l'uomo falena. Mostro legato al folklore del West Virginia, quindi ha già avuto un video dedicato e lo trovate linkato in descrizione, vi consiglio di andarlo a vedere. Comunque abbiamo qualche nuova notizia. È una gigantesca creatura, un umanoide simile a una falena, con le ali di una falena. Io ci ho sempre avuto il terrore delle falene, regà, una cosa mia. Molti mi dicono, beh, non fa paura un uomo falena, a me mi fanno paura le falene normali. Comunque avrà gli occhi rossi prominenti. Ci sarà, probabilmente sembra che ci sarà un unico uomo falena in tutto il gioco. E ci sarà una missione per avvistarlo. Dopo che lo avremo avvistato, ci saranno vari stadi. Prima si avvicinerà e non saremo noi a poterlo attaccare. Ti terrà sempre abbastanza distante e ci guarderà. Tipo un guardone, no? Ci stanno tutti questi giocatori e questo si sposta a destra e a sinistra e ci guarda da lontano. Comunque, raga, iniziamosi a grattare le palle perché porta una iella della Madonna. Sembra che ce ne sarà soltanto uno. O uno per ogni giocatore, non è ben chiara questa cosa. Un'altra voce che sta girando è che la rappresentazione che ci ha fatto vedere Bethesda nel trailer non si riferisca al Mothman, sembra che ce lo terranno nascosto fino all'uscita. Poi ragazzi, nuovo personaggio aggiunto stranissimo, gli uomini talpa. Tipo anzi l'uomo talpa dei Simpson, cioè tu presente? Sono strani forti questi. Comunque finora si sono sempre visti con una maschera antigas, quindi non si sa che faccia abbiano. Hanno dei lunghi artigli che usano come armi. Si potranno avvistare prevalentemente vicino le miniere e dentro, infatti probabilmente vivono lì. E non si capisce se sono un'evoluzione dell'uomo o un'evoluzione del ratto talpa. Questo lo scopriremo solo all'uscita del gioco. Il rospone mutato. Questo fondamentalmente non si sa tipo nulla. Sappiamo soltanto che può allungare la lingua e attaccare da lontano. È un rospo gigantesco. Poi ci sono gli Scorched, riducibili in irradiati o bruciati. Tecnicamente sono ghoul normali, non sono ferali, ma restano comunque ostili al camminatore solitario. Che poi non è più solitario, però vabbè. Comunque sono una fazione di ghoul aggressiva, come i predoni e i gunner. Possono usare armi e indossare armature. Finora l'unica variante apparsa nei trailer è lo Scorched Conquistatore, l'unico nemico visto dove si possa droppare il codice per le testate nucleari, denominato da me codice bingo. Gli immancabili nostri amici ghoul ferali ovviamente saranno presenti. Poi c'è l'ape gigante mutata. Tecnicamente è un'ape regina, perché ha un grosso alveare sulla sua schiena e rilascia le api ogni volta che si sente in pericolo. È come un'ape regina, soltanto che si è evoluta a tal punto che l'alveare è diventata parte del suo corpo. Fottutamente geniale. Date un premio a quell'insetto.
dal documentario trapelato che ci saranno dei cani, che saranno addestrati ad attaccare entità ostili, come il giocatore. Ma addestrati da chi? Altri giocatori? Gli Scorched? Non si sa. Sarebbe bellissimo, e io credo sarà così, avere la possibilità di prendere un nostro fedele alleato come Dogmeat quando non giochiamo in gruppo. Gli Scorched molto probabilmente useranno i cani ferali, quindi credo proprio che potremo avere di nuovo un cane come companion, e la notizia è molto positiva. Non ci sono certezze, quindi incrociamo le dita. A quanto pare saranno presenti anche i supermutanti, anche se i pronostici li davano assenti. Molto probabilmente vengono dal volto 87, come anche molti di voi mi hanno scritto, anche se quelli del volto 87 avrebbero dovuto avere la pelle gialla con riflessi rossi, mentre questi sono i soliti verdi, come quelli di Mariposa. Quindi i conti ancora non tornano. Ma poi perché allontanarsi così tanto dalla fonte del virus? L'unica domanda è: dove sono finiti i centauri allora? Perché nel volto era pieno, nel volto 87. I centauri sono i personaggi che mi mancano di più in Fallout. Avevo il terrore di quegli 8 piedi, quelle 7 lingue, quei sputazzi acidi che ti sparava, e quegli addominali scolpiti, che poi secondo me è stata l'invidia di qualche programmatore a farlo scomparire. Molto probabilmente la soluzione è nascosta dietro al volto 63, perché di questo volto non si sa proprio nulla e non è mai stato citato in un altro Fallout. Appare soltanto qui in West Virginia. Poi c'è il Wendigo, o Windigo che dir si voglia, anche questo è un mostro ispirato dal folklore del West Virginia. È una creatura da un aspetto umanoide, con la pelle chiara, estremità molto lunghe, straordinario. Straordinariamente agile e veloce, sembra vivere nelle oscure e umide paludi, molto simile agli abomini che si potevano avvistare nel DLC Mothership Z di Fallout 3. Gli abomini sono creature ibride create dalla popolazione aliena Zentan. Questi Zetani prelevavano dei soggetti umani per dei test e gli innestavano il DNA alieno. Ne usciva fuori una creatura aggressiva, senza il minimo senso di autoconservazione. Ammazza, ma io non c'ho i lingua. Comunque, lo scopo finale di questi Zetani era usarli come armi e liberarli sulla Terra. E molto probabilmente è quello che è successo qui in West Virginia. Anche se ricorda un mostro del folklore del West Virginia, molto probabilmente la provenienza è aliena. Certo, non è una certezza, però calcolando che una delle poche volte che viene citato il Volta 76 è proprio nel DLC Mothership Z, c'è da pensare che questi Zetani avevano proprio puntato il West Virginia già all'epoca. Sul Deathclaw voglio sfatare un attimo un mito, perché non è vero che non potrebbe essere su Fallout 76, perché originariamente il Deathclaw fu usato nella Grande Guerra proprio per integrare le truppe in battaglia, quindi combatteva insieme all'esercito degli Stati Uniti. Cioè, che cacchio di figata! Con dei caschetti per il controllo mentale, questo a dimostrazione che esistevano già prima del 2077, soltanto che poi il Master ha usato il virus evoluzione forzata per aumentare le capacità straordinarie del Deathclaw e l'hanno reso quello che è oggi. Tutto ciò è successo dopo gli eventi di Fallout 76, nel 2161. Da questo si vince che i Deathclaw presenti non dovrebbero essere stati esposti al virus evoluzione forzata. Quindi se i pronostici sono azzeccati, ci sarà, ma sarà meno forte. Quindi ancora meno forte del 4, quindi due scappellotti e lo mandiamo a casa. Però comunque ci saranno, chi lo sa, magari in qualche base dell'enclave. Ci sono una ventina di Deathclaw chiusi in container poco resistenti. Ratti talpa, ti sono mancati? Beh, ci saranno anche loro. Ti sono mancati anche i gatti? Beh, ci saranno anche quelli. Ma la domanda è: ma perché i gatti non mutano? Cioè, non c'è un cazzo di gatto ferale possibile? L'opossum a due teste. Io non sapevo manco esistesse un opossum. Comunque questa è un'anticipazione che vi do io, che non sa tipo nessuno. Ci sarà un opossum a due teste, raga. Fidatevi, ci sarà. Non ce n'era bisogno, ma ci sarà. Foreste di piante intelligenti, cioè le chiamano proprio così, sono intelligenti. Te se magnano, però l'aggettivo che gli viene in mente di più sono intelligenti. Te fa una passeggiata per bosco e te ritrovi il sudoku finito. Comunque vabbè, saranno piante intelligenti. Possiamo vedere chiaramente dal terreno che ci sono delle ossa. Mi viene in mente anche il povero Harold dell'oasi di Fallout 3, con Bob che gli cresceva sulla testa. Ma riposa. Se non lo conoscete e volete approfondire, scrivetemelo nei commenti. Il Flatwood Monster. Ovviamente anche questo avrà un video dedicato. Finora appare soltanto nella concept art, sopra una specie di veicolo a propulsione che lo tiene a galla. Ovviamente anche questo sembra di origine aliena, e molto probabilmente connesso anche lui ai Zentan. E poi ci sono le zecche succhiasangue, carissime, capaci di nascondersi nell'erba alta e diventare praticamente invisibili. Da lì possono saltarvi addosso con un enorme balzo. E sì, possono attaccare anche in gruppo. E gira da voce che ci saranno i coccodrilli e Gator Club, semplicemente perché sulla mappa c'è un coccodrillo. Cioè, allora qua c'è una farfalla. Ah no, aspetta. Forse potrebbe essere a questo punto. Comunque in teoria dovrebbero essere state confermate 63 creature. E ne mancano all'appello un bel po', anche se contiamo tutti i robot che ci dovrebbero essere. Forse non lo so, magari calcolano come nuovo mostro anche una variante lento o malato, ma non credo, non è che posso fare 100 variazioni di ratto talpa e dire che sono tutte creature differenti. Famo 100 sfumature di ratto talpa.
Quindi probabilmente secondo me ci mancano ancora un bel po' di mostri. Sembra essere confermato il ritorno di Mamma Dolce, il quartier generale di spionaggio cinese. Non ci saranno NPC, quindi non so come organizzeranno questa situazione. Però questi robottini hanno una stella rossa che è abbastanza inequivocabile. Robottini comunisti. Ok ragazzi, queste ovviamente sono teorie e supposizioni, dopo una lunga analisi sì, però non c'è niente di certo. Spero che il video vi sia piaciuto, siamo arrivati quasi a 10.000 iscritti, raga, io sono tipo incredulo. Vi ringrazio a tutti, vi voglio bene, spero che i video vi siano piaciuti. Continuate così con le condivisioni, ragazzi, io fra 5 giorni farò 30 anni, quindi sto una cifra impresa male, aiutatemi, cerchiamo di arrivare a 10.000 iscritti per il 15. So che posso fidarmi di voi. Grazie ancora, bella raga.